ampliamento dell'impianto di trattamento e recupero di rifiuti pericolosi e non incontrati a Cutuglia Scicli, TAR ha accolto il ricorso presentato dall'ACIF che gestisce la struttura, tutto da rifare. È intervenuta la Digos per far sgombrare i locali della cooperativa Ragusa Latte dagli allevatori e dai forconi in assemblea permanente, la protesta continua in tono minore e mira a far slittare la data del concordato. Modica Alta è contrada Mauto a secco di acqua corrente, una situazione che dura da 3 settimane e che ha causato parecchi disagi a decine di famiglie proprio sotto le feste. Allerta fino a domenica a causa delle forti raffiche di vento previste che sferzeranno in alcune zone fino a 100 km/h, prevista anche neve a bassa quota ma negli Iblei e soprattutto allerta ghiaccio. Don Umberto Buonincontro festeggia il prestigioso traguardo dei 50 anni alla guida della parrocchia del Santissimo Salvatore a Modica, il sacerdote ripercorre questa lunga esperienza ai nostri microfoni. Un cordiale saluto dalla redazione di TG74, apriamo il telegiornale con la notizia del giorno, ovvero la prima sezione del TAR di Catania ha accolto il ricorso presentato dalla ACIF. La società ha ottenuto di fatto l'annullamento del provvedimento emanato dalla Regione riguardante l'ampliamento dell'impianto di trattamento e recupero di rifiuti pericolosi e non incontrata a Cutuglia Scicli. L'amministrazione regionale e Legambiente sono state peraltro condannate al pagamento in favore della ACIF di 4.000 e di 2.000 euro rispettivamente per la copertura delle spese relative alla costituzione in giudizio. Riunione urgente a Scicli del Comitato per la tutela e la salute pubblica per stabilire ora il da farsi. Facciamo il punto in questo servizio. A Scicli si ritorna a parlare della vicenda relativa alla piattaforma per il trattamento di rifiuti speciali pericolose non incontrata Cutuglia, vicenda che, come molti ricorderanno, tenne banco per molti mesi lo scorso anno fino all'annullamento dell'autorizzazione integrata ambientale da parte della Regione Siciliana. Con sentenza pubblicata il 30 dicembre 2016, il TAR di Catania ha accolto il ricorso presentato dall'ACIF, azienda che ha presentato il progetto, annullando le revoche della VIA e dell'AIA disposte nel maggio dello scorso anno dall'assessorato regionale al territorio e ambiente. Secondo i giudici del Tribunale Amministrativo, la Regione, invece di procedere tout court alla revoca, avrebbe potuto e dovuto semplicemente verificare la possibilità di prescrizioni supplettive ed eventualmente ordinare gli eventuali adeguamenti alla progettazione o alla realizzazione per soddisfare le esigenze emerse dalla mancata valutazione dell'elaborato numero 20, il protocollo delle miscelezioni. La sentenza del Tribunale annulla i provvedimenti impugnati. Questo significa che le autorizzazioni per l'ACIF ritornano in ordine e l'azienda può continuare ad operare. Il TAR condanna invece l'amministrazione regionale e Legambiente al pagamento in favore del ricorrente della spesa di giudizio liquidata in euro 4.000 oltre accessori a carico dell'amministrazione e in 2.000 euro oltre accessori a carico di Legambiente, oltre al rimborso in solido al contributo unificato. Il commento del presidente di Legambiente Claudio Conti. Diciamo, la prima reazione è questa grandissima sorpresa sulla condanna, perché oltretutto noi non siamo soggetti del ricorso, perché il ricorso è fatto all'ACIF contro la Regione, noi ci siamo costituiti accanto alla Regione e ci sembra una sentenza estremamente pericolosa e molto grave, perché inficia la possibilità che i cittadini possano dire la loro all'interno dei procedimenti amministrativi. Ovviamente noi ricorreremo su questo, non so se sarà semplice o sarà difficile, comunque faremo rilevare questa grande lesione dei diritti dei cittadini o meglio dei cittadini associati. Per quanto riguarda il contenuto, ancora bisogna vederlo bene, ma sembrerebbe che ci sia un procedimento amministrativo della Regione molto ma molto superficiale. Questo potrebbe essere perché riteniamo che il provvedimento della Regione è fatto in fretta per pressioni o per suggerimenti da parte di qualcuno. Mi ricordo che c'erano dei deputati che andavano in questa direzione pur di prendersi poi i meriti di questa, come diciamo, sollevazione popolare. Dopo la notizia della sentenza, nella giornata di ieri si è riunito d'urgenza il Comitato per la tutela della salute e dell'ambiente
urgente per discutere sul da farsi. Ricordiamo anche che ancora si attende l'esito del ricorso presentato dal Comitato contro il primo decreto autorizzativo della Regione. Ai nostri microfoni il Presidente del Comitato Giovanni Scifo. Oggi abbiamo tuttavia rispetto al passato una maggiore serenità, perché dalla nostra parte, come emerge dal confronto, dal dibattito interno al Comitato, c'è sicuramente l'amministrazione comunale che è un argine invalicabile rispetto alle progettualità che interessano il territorio e che sicuramente ha già pensato, conformemente a quelle che erano state le dichiarazioni in sede di campagna elettorale, alle strategie da attuare per eventualmente contrastare questo tipo di insediamento, così come si vorrebbe svilupparlo. Noi riteniamo di poter interagire in maniera efficace in questo senso con l'amministrazione comunale, a differenza di quanto è accaduto in passato, in cui non avevamo interlocutori attenti ed accoglienti. Al contrario, sappiamo del protagonismo positivo invece dell'amministrazione comunale, quindi credo saremo in grado, in maniera integrata sul terreno di una democrazia partecipativa, di attuare una strategia articolata e complessa che, muovendosi sui diversi livelli, possa mettere finalmente la parola fine a questa vicenda e rasserenare la nostra comunità. Insomma, la partita è tutt'altro che chiusa. Da oggi si riapre il sipario su una vicenda che ha coinvolto gran parte della cittadinanza scigritana e combinata con una manifestazione che ha visto scendere in piazza oltre 3.000 persone. È dovuta intervenire la Digos per far sgomberare i locali della cooperativa Ragusa Latte dagli elevatori e dai forconi in assemblea permanente. La protesta continua quindi in tono minore e mira in primis a far slittare la data del concordato fissata in tribunale per il prossimo 12 gennaio, anche con la mediazione del prefetto di Ragusa. Vediamo. Ci sono voluti i poliziotti per far sgombrare la sala riunione della Ragusa Latte dagli allevatori e dai forconi in assemblea permanente. Sono stati i responsabili della cooperativa a chiamare la Digos al termine di una giornata piuttosto convulsa alla zona industriale di Ragusa, dove sorge lo stabilimento della cooperativa sull'orlo della bancarotta, con un buco finanziario di circa 15 milioni di euro e un debito pesante nei confronti degli allevatori, che devono ricevere 6 milioni di euro per il conferimento del latte negli ultimi anni. Controvoglia, ma in maniera pacifica, i manifestanti hanno liberato la sede della cooperativa e alla spicciolata sono tornati alle loro occupazioni per tirare avanti. Ma non finisce qui. Nelle prossime ore i forconi, una rappresentanza di produttori di latte, saranno ricevuti dal prefetto di Ragusa, Maria Carmela Librizzi, al quale sarà chiesto in primis di far slittare la data del concordato proposto dalla cooperativa e fissato per giovedì prossimo. Gli allevatori di fatti non accettano di ricevere solo il 40% di quanto loro dovuto, ma potrebbe essere anche meno, si parla del 30%, in quanto si dovrebbero attendere comunque mesi se non anni. E poi il prefetto deve sciogliere il nodo delle denunce presentate circa un anno e mezzo fa sulla precaria situazione finanziaria della cooperativa, che di fatti ora rischia il fallimento, quando fino a pochi anni prima fatturava diversi milioni. Si vuole capire di chi sia stata la responsabilità di queste ecatombe e perché nessuno abbia agito per tempo. Le indagini della Guardia di Finanza per far luce su questa vicenda vanno avanti da mesi, ma niente trapela dal riservo. Si sa solo che l'ipotesi di reato prospettabile è quella di bancarotta fraudolenta, ma non è dato sapere che vi siano allo stato indagati e se sì quanti. Tornando al concordato, nel caso non fosse possibile spostare la data del 12 gennaio per prendere tempo e decidere sul da farsi, i manifestanti sono intenzionati ad alzare i toni della protesta, anche bloccando la produzione dello stabilimento della cooperativa, perché il concordato così com'è non lo firmerà nessuno. Intanto il presidente della cooperativa, Carmelo Lacognata, precisa che la Ragusa Latte non ha cambiato ragione sociale, ma piuttosto ha creato assieme ad un'altra struttura locale una nuova società denominata Natura e Qualità SRL, che ha preso in affitto il marchio e i locali di lavorazione. Ciò è stato fatto, ribadisce la cognata, allo scopo di evitare il fallimento della Ragusa Latte, che avrebbe comportato in particolare per i soci la perdita totale ed assoluta dei crediti vantati e relativa alle forniture per gli anni 2014 e 2015. E prosegue sotto traccia anche la protesta dei lavoratori del consorzio di bonifica di Ragusa,
senza stipendio ormai da quasi 7 mesi. La missione ad Enna per parlare con il commissario straordinario Giuseppe Margiotta si è conclusa con le rassicurazioni verbali fornite da quest'ultimo e volte ad accelerare i tempi per far arrivare i soldi il prima possibile e pagare almeno un paio di mensilità. Non ci sono però indicazioni certe sulle tempistiche. L'interessamento del prefetto di Ragusa, Maria Carmela Librizzi, appare l'unica soluzione possibile per fissare dei paletti e delle date certe. Cambiamo argomento. Buona parte di Modica Alta, con particolare riferimento alle zone, alla zona del Mauto, è a secco di acqua corrente. Una situazione che dura da almeno 3 settimane e che ha causato parecchi disagi a decine di famiglie proprio sotto le feste. I manovratori stanno cercando di risolvere la problematica, ma finora con scarsi risultati. Che le bollette idriche aumentino di anno in anno è cosa nota e risaputa, ma non garantire il servizio anche sotto le feste è di certo una novità. Infatti, in decine di case da circa 3 settimane non arriva l'acqua della condotta idrica comunale. Molti disagi partiti da decine di famiglie, soprattutto considerando che, come accennato, il fatto spiacevole è avvenuto sotto le feste. Già in estate c'era stato un precedente, ma la cosa sembrava essere stata superata. E invece no, gran parte della zona di Modica Alta lamenta rubinetti vuoti. Dunque, l'acqua arriva a singhiozzo in Danella 11, Modica Giarratana, zona Grigliadoro, zona Fasana e Corso Sicilia. Le famiglie sono costrette a chiamare, con cadenza quasi settimanale, l'autobotte con un evidente rincaro della bolletta idrica. Molti cittadini hanno chiesto maggiori informazioni agli uffici preposti di Palazzo San Domenico, senza ricevere nessuna risposta. L'unica notizia resa nota è che la diga di Santa Rosalia, alla quale il comune si appoggia per garantire una uniforme erogazione idrica, avrebbe chiuso l'acqua per non meglio specificati motivi. Le risposte fino ad oggi giunte da Palazzo San Domenico sono a dir poco evasive. Dunque, oltre al danno, anche la beffa, e le famiglie sono stanche di non avere risposte su un bene primario come l'acqua e dover subire una situazione a dir poco sgradevole. Sono ospitati all'hotspot del porto di Pozzallo i 114 migranti sbarcati in queste ore, quasi la metà del carico umano di questo ennesimo viaggio della speranza, affrontato peraltro con condizioni meteo proibitive, quindi con tutti i rischi che ciò comporta, è composta addirittura da minori non accompagnati, almeno una trentina, tutti in discrete condizioni di salute. Tra i clandestini pure 7 donne, di cui 2 in stato di gravidanza. Parliamo adesso del maltempo, perché allerta fino a domenica a causa delle forti raffiche di vento previste che sferzeranno in alcune zone della Sicilia e anche in parte degli Iblei, addirittura fino a 100 km orari. Prevista anche neve a bassa quota, ma negli Iblei però è soprattutto allerta a ghiaccio, dato che le temperature precipiteranno sotto lo zero. Annullata a Modica a questo proposito la notte bianca proprio a causa del maltempo previsto e del pericolo sulle strade. Sarà quindi un gelido ponte dell'Epifania. Per il ponte dell'Epifania, insieme alla tradizionale Befana, sugli Iblei previsti vento, freddo e persino ghiaccio. Sono le previsioni meteo per il lungo fine settimana che segna la fine delle festività natalizie. Da lunedì riaprono infatti le scuole, ma gli ultimi giorni di vacanza sono caratterizzati da un significativo peggioramento delle condizioni del tempo a causa del previsto arrivo di un nucleo di aria gelida che porterà giornate di ghiaccio e forti raffiche di vento gelido. L'intensa ondata di freddo in arrivo dalla Russia e interesserà tutta l'Italia senza risparmiare le zone più a sud. È previsto un crollo delle temperature anche di oltre 10 gradi e i venti porteranno raffiche di oltre 70-80 km orari e neve fino in pianura e a tratti fin sulla costa sud. Durante il ponte dell'Epifania il freddo percepito sarà molto intenso anche a causa dei forti venti. A Palermo si prevedono 6 gradi e venti a 60 km orari. La temperatura percepita sarà invece di 0 gradi, ma la situazione è generalizzata in tutta la Sicilia, con picchi a Enna e Caltanissetta. Anche a Ragusa temperature impicchiate e rischio gelo, così come nei comuni montani. Ma il rischio per strade ghiacciate è segnalato anche a Modica e nei dintorni.
Molta attenzione dunque agli spostamenti negli orari più rigidi ed è consigliata guida con prudenza e a basse velocità. Alcuni sindaci consigliano le catene a bordo a causa della presenza di possibili lastre di ghiaccio, ma in effetti non si capisce l'utilizzo delle catene senza la neve, dato che, come è ben noto, le catene sono utilizzabili solo se al suolo c'è uno spessore di neve di almeno alcuni centimetri, altrimenti il rischio di compromettere seriamente il veicolo stesso. Sarebbe invece più opportuno che i comuni spargessero sulle strade, anche in maniera manuale, ghiaie e sale, così come è necessario fare in presenza di ghiaccio sul manto stradale. E per chi vorrà assistere ai numerosi spettacoli organizzati per l'arrivo della Befana, si consigliano sciarpe, guanti e cappelli, perché la vecchia signora, oltre a carbone e caramelle, porterà freddo e gelo, e non solo ai meno buoni. E se l'Epifania è quindi stata intaccata dal maltempo, anche piuttosto evidente, di maniera pesante, ci si può però consolare con un 2017 che si presenterà come un anno più vacanziero rispetto a quello appena chiusosi, perché saranno parecchi i ponti festivi che allungheranno il tempo libero ed il relax. Vediamo allora dal prossimo servizio quali sono tutti gli appuntamenti segnati in rosso, a cominciare proprio da questo ponte dell'Epifania. Il calendario del 2017 riserva buone notizie. Se il 2016 si è rivelato un anno di vacche magre per quanto riguarda ponti e festività, quest'anno si prospetta decisamente migliore. Sono tante infatti le date e le occasioni che permetteranno di concedersi qualche giorno di vacanza in più, approfittando dei weekend prolungati. Si parte ora con l'Epifania, caduta di venerdì, concedendo qualche altro giorno per riprendersi dal trauma post-natalizio dalla sera di giovedì 5 fino a domenica 8 gennaio. Per un altro lungo ponte da sfruttare si dovrà poi aspettare il 25 aprile, la festa della Liberazione, che ricorrerà di martedì, con ben due giorni a disposizione da poter saltare. Basterà infatti chiedere venerdì 21 e lunedì 24 come giorni di ferie per godere di ben 5 giorni di vacanza, ideali per ritagliarsi una piccola gita. La settimana successiva sarà poi la volta del 1 maggio, la festa dei lavoratori, che cadrà di lunedì, dando l'opportunità di allungare il weekend di un giorno. Anche il 2 giugno, un venerdì, si prospetta la possibilità di programmare un fine settimana lungo, seguito poi da Ferragosto, che nel 2017 cadrà di martedì. C'è da dire che anche la fine del 2017 promette lunghi ponti, come il 1 novembre, che sarà un mercoledì. Volendo, programmando due giorni di ferie, si potrà godere di ben 5 giorni di vacanza. Altro weekend sarà quello dell'Immacolata, dato che l'8 dicembre sarà un venerdì. E se nel 2016 il Natale si è celebrato di domenica, lasciando la mare in bocca a molti lavoratori, il 2017 verrà salutato con un lungo ponte natalizio, con un 25 dicembre che cade di lunedì e un 26 dicembre, Santo Stefano, di martedì. Dunque un 2017 più vacanziero dell'anno precedente. Ci spostiamo adesso a Pozzallo. Difatti il comune marinaro ormai da un paio di mesi è senza assistenti sociali, una situazione che ha bloccato diversi servizi e progetti assistenziali destinati alle fasce deboli. Il sindaco Luigi Ammatuna rassicura però le associazioni, sostenendo che la situazione dovrebbe sbloccarsi presto. Da circa due mesi Pozzallo non ha più assistenti sociali in forza presso l'organico del comune. Il servizio infatti a novembre non è stato rinnovato, decretandone nei fatti la chiusura. Un grave vuoto che ha come conseguenza l'impossibilità di garantire servizi essenziali, dall'assistenza domiciliare al progetto H24, ai servizi OSA e ASACOM, che garantiscono la presenza di professionalità fondamentali che affiancano docenti di sostegno per garantire il diritto allo studio agli studenti in condizioni di disabilità. Passando anche per i bonus sociosanitari e quant'altro ruota intorno ai servizi che l'ente pubblico ha l'obbligo di erogare o che l'ente regione o Stato eroga tramite il comune. A denunciare la situazione l'associazione La Stele di Rosetta, impegnata ormai da diversi anni nel promuovere iniziative nel campo sociale, educativo, didattico, culturale e pedagogico a favore delle persone affette da sindrome autistico o da altri disturbi generalizzati dello sviluppo. Dal canto suo il sindaco Luigi Ammatuna ha comunicato però che sarebbe stata trovata finalmente la situazione burocratica per risolvere la problematica. Il primo cittadino ha garantito che a breve sarà tutto ufficializzato. I progetti sospesi verranno ripristinati e verrà data il via alle pratiche ex novo per i servizi ai disabili. Dalla Stele di Rosetta garantiscono che la guardia non verrà abbassata e che l'attenzione rimarrà alta affinché la situazione venga regolarizzata nel più breve tempo possibile.
Ingresso non segnalato a sufficienza, stanze poco illuminate, vetrine espositive non confacenti, installazioni museali senza alcun filo logico, un senso complessivo di sciatteria che rende il quadro ancora più problematico. E questo il sunto di alcune tra le maggiori lamentele di una turista originaria di Roma ma residente a Vienna in visita in questi giorni al Museo Archeologico Ibleo. A raccogliere le segnalazioni della turista è stata la consigliera comunale di Ragusa, Elisa Marino, che in un comunicato denuncia che il sito, si legge testualmente, versa in una condizione che lascia parecchio a desiderare, ma nessuno muove un dito per cercare di tamponare i problemi esistenti. Quindi un chiaro messaggio rivolto all'amministrazione comunale guidata dal sindaco Federico Piccitto. Cambiamo argomento, parliamo adesso dei festeggiamenti a Modica in onore del sacerdote Don Umberto Buonincontro, perché domenica 8 gennaio ricorre il 50° anno di presenza di Don Umberto alla parrocchia del Santissimo Salvatore di Modica. Come vi avevamo già reso conto nel servizio di ieri del nostro TG, oggi invece c'è l'intervista a Don Umberto Buonincontro che ripercorre ai nostri microfoni questa lunghissima avventura. Don Umberto Buonincontro festeggia con la comunità del Santissimo Salvatore i 50 anni di presenza alla guida della parrocchia. Era infatti l'8 gennaio del 1967 quando l'allora vescovo Monsignor Angelo Calabretta affidò la parrocchia a Don Buonincontro, allora 27enne, che succedette al lungo e intenso mistero pastorale di Monsignor Giovanni Blanco, che era stato il primo parroco del Santissimo Salvatore e retta a parrocchia l'8 dicembre del 1923. Il 31 dicembre del 66 Monsignor Blanco, il mitico Monsignor Blanco, che aveva guidato la comunità per 42 anni, si ritirava lasciando, diceva lui, spazio a un prete giovane. Ero stato con lui già un anno come viceparroco. Monsignor Calabretta, il vescovo di venerata memoria, mi chiamò per dire di continuare l'opera di Monsignor Blanco. E così, l'8 gennaio del 67, ecco, sono entrato come parroco in quella comunità. E chiaramente Monsignor Blanco aveva strutturato bene la parrocchia. 42 anni dal momento in cui era stata eretta parrocchia, 8 dicembre del 23, per 42 anni fino a, era stato lui a guidare la comunità e conosceva tutti. Io meravigliato in quell'anno di viceparroco come lui conoscesse tutti, anche i numeri delle porte, mi diceva, in via Scala sai il numero, dico ma come fa questo a sapere? Poi ho capito che dopo 50 anni si può benissimo non solo conoscere le persone ma anche i numeri delle porte. In 50 anni Don Umberto ha saputo creare una comunità che si stringe con presenza e rinnovato calore attorno alla sua parrocchia, anche se ormai il quartiere è molto meno abitato e ridotto quasi ad uno scheletro vuoto, come lui stesso lo definisce. Io penso che adesso il quartiere del Santissimo Salvatore è un quartiere ormai fantasma. Dico sempre, non c'è quasi nessuno. Quando io sono stato fatto parroco era all'incirca 2005, adesso non vanno neppure 900 persone, perché essendo il centro storico con quel presepe che è Modica, le casse sono praticamente inavvicinabili dai giovani, scale, scalette eccetera, quindi sono tutti trasferiti e ci sono tanti cosiddette extracomunitarie, cioè tante persone venute in Sicilia a partire dalla fine degli anni 90 dall'Albania e adesso tanti, ma persone rispettabilissime che non danno nessun fastidio, ma chiaramente sono di religione islamica. A Don Umberto il merito di essere stato il primo parroco supportato dall'allora vescovo che aprì la comunità agli immigrati, tanto da creare alla fine degli anni 90, prima dei forti flussi migratori, una moschea dove i giovani musulmani potevano pregare. Tra le tante cose, ecco, mi piace ricordare che allora creò problema, ma io grazie al grande vescovo Monsignor Nicolosi che mi ha appoggiato, non ho avuto problemi, per ben 10 anni ho concesso un locale della parrocchia come moschea e c'è stato
sono stato intervistato fino a livello nazionale dalla RAI eccetera, perché una parrocchia che dà un locale per la moschea, ma quando io ho visto venire in parrocchia una ventina di giovani musulmani per dirmi vorremmo un posto per pregare, mi sono venute le lacrime, perché giovani nostre che mi chiedono un posto per pregare, direi che non ce ne sono o ce ne sono pochini. La comunità del Santissimo Salvatore festeggia il suo parroco con una serie di appuntamenti che vedono sabato un concerto del coro polifonico Claudio Monteverdi, dirige il maestro Orazio Baglieri, all'organo il maestro Giorgio Cannizzaro, domenica alle 19:30 solenne eucaristia presieduta dal vescovo Monsignor Antonio Staglianò. Poesia, musica e danza protagoniste nello spettacolo Orizzonti Siciliani organizzato da A Misura d'Artista Studio a Pozzallo. Ospite speciale della serata la grande interprete siciliana Gerardina Trovato. Vediamo il servizio. Al Cineteatro Giardino di Pozzallo è andata in scena Orizzonti Siciliani, una serata dedicata al canto, alla danza, alla musica e alla poesia, che ha saputo regalare al pubblico momenti di spettacolo e di riflessione. Sul palco i ragazzi di A Misura d'Artista Studio di Peppe Maville e Jessica Lupo, ad esibirsi Melo Gurrieri, Corradina Civello e Francesca Ferrara, allievi della scuola di canto che hanno cantato anche con la grande Jessica Lupo. Quest'ultima ha poi regalato al pubblico la sua performance da solista con diversi brani, tra cui suoi Terra mia e Orizzonte, attraverso i quali, insieme alle poesie di Giovanna Lecci, si è aperta la riflessione sul dramma dell'immigrazione, che il comune di Pozzallo vive in prima linea tutti i giorni. In scena anche i ballerini della Dancing Freestyle, che si sono esibiti sulle coreografie del maestro Emanuele Spadaro e hanno avuto l'onore di danzare, condividendo il palco non solo con Jessica Lupo, ma con la guest star indiscussa della serata, Gerardina Trovato. La grande cantautrice siciliana ha infatti chiuso lo spettacolo interpretando i suoi brani più famosi e il nuovo singolo Energia Diretta, il cui video è stato girato proprio a Pozzallo. L'artista si è recentemente trasferita a Portopalo, ma anche il comune Marinaro Ebleo è diventata sua città di adozione, tanto da sceglierla appunto come scenario per il suo ultimo video. Le esibizioni sono state accompagnate da Salvo Mazzotta al piano, Giacomo Caverni alla chitarra, Cristiano Nuova al basso e Manuel Saloni alla batteria. Un finanziamento di 1 milione di euro per l'attuazione del piano di gestione del sito UNESCO del Val di Noto, con una linea finanziaria destinata ad incentivare il tardo barocco del sud-est come meta turistica delle scuole italiane. Nei giorni scorsi il sindaco di Scicli, Enzo Giannone, ha firmato l'atto d'intesa che vede coinvolti anche la villa del Casale di Piazza Merina e Siracusa e le necropoli di Pantalica. Sono tre i siti UNESCO che lavoreranno in sinergia attingendo ai fondi della legge 77 del 2006, dice il vice sindaco ed assessore alla cultura Caterina Riccotti, per creare una banca dati del patrimonio culturale dei tre siti UNESCO siciliani, la progettazione di percorsi tematici trasversali ai tre siti con indicazione delle botteghe artigiane e delle maggiori emergenze della cultura materiale, tutto questo anche grazie alle app. Restiamo sempre a Scicli, dove l'amministrazione Giannone ha ridotto del 60% i costi degli impianti sportivi comunali per le società sciclitane. Un risultato importante, ha commentato il primo cittadino, che permette di mantenere una delle promesse fatte in campagna elettorale. Vediamo. La neo amministrazione sciclitana continua a confermare il suo interesse per lo sviluppo delle attività sportive in città. Dopo la convocazione della consulta dello sport, arriva adesso una svolta nella gestione degli impianti e nell'affidamento di questi ai privati, alle associazioni e alle società sportive. La giunta Giannone, con determina sindacale, ha infatti abbassato a 9 euro l'ora la tariffa per l'utilizzo degli impianti comunali, riducendo di oltre il 60% il costo del servizio. Il comune di Scicli continuerà a coprire il 36% come disposto dalla legge. Il notevole abbassamento dei costi dell'uso degli impianti sportivi per le società sciclitane, spiegano dall'amministrazione, è stato possibile grazie al complesso quadro di manovre finanziarie compiuto all'indomani dell'insediamento e rappresenta un notevole risultato che il sindaco Enzo Giannone, l'assessore allo sport Caterina Riccotti, l'assessore al bilancio Giorgio Vindigni e l'esperto Enzo Carbone hanno ottenuto rendendo sostenibile e accessibile l'accesso agli impianti. Si tratta, ha commentato il sindaco Giannone, del mantenimento di un importante impegno assunto in campagna elettorale
elettorale in appena un mese di attività amministrativa. Lo sport è una delle attività più significative per costruire valori della socialità e dello star bene, in particolare tra i giovani. Si è dedicata particolare attenzione ad essa, anche sotto il profilo dell'impiantistica, settore in cui a breve si sarà in grado di ridare alla città importanti strutture. Adesso lo sport, fine settimana di ripresa dei campionati sportivi Iblei. Nel basket, la Passalacqua Ragusa porta a casa l'ottava vittoria consecutiva battendo il La Spezia nel preliminare di Coppa Italia. Nel calcio invece in prima categoria il New Modica ha perso contro il Noto in cerca di rivalsa, ma resta comunque capolista ad un punto dal Frigentini. In promozione il Città di Ragusa torna invece in campo questa settimana. Facciamo il punto in questo servizio. Riprende a pieno ritmo lo sport Ibleo. Nel basket la Passalacqua in fila l'ottava vittoria consecutiva battendo la Spezia per il preliminare di Coppa Italia. Per accedere alla Final Four le biancoverdi dovranno ora superare in casa loro le Venete del San Martino di Lupari domenica 15. La Spezia non è stato comunque un avversario ostico per il quinquetto di Gianni Lambruschi, ancora privo di Nichols e Bagnara, con le giovanissime Rimi e Buongiorno in campo. Finisce tra gli applausi per il canestro di Giulia Buongiorno che chiude la gara. E subito tempo di campionato con la trasferta di domenica Pavia contro il Broni. Ripreso anche il campionato di calcio di prima categoria con il match di recupero tra il New Modica e il Noto. Un gol a tempo scaduto condanna la capolista alla seconda sconfitta del campionato. Il New Modica ha contrastato il Noto per tutti i 90 minuti di gioco, mantenendo per lunghi tratti il comando, pur non riuscendo a sfondare. Il Noto si preannunciava un avversario ostico, data la volontà di rivalsa per la pesante penalizzazione subita inizio campionato. Il New Modica resta comunque al comando della classifica, ma deve guardarsi ora dal Frigentini, che ha un solo punto di distanza. Domenica altra trasferta impegnativa per la squadra di Bartolo Di Martino, che dovrà affrontare il Porto Palo, mentre il Frigentini giocherà in casa contro l'Atletico Scicli. Il Noto, dal canto suo, si porta in zona play-out nonostante i 7 punti di penalizzazione. Il Città di Ragusa, capolista del campionato di promozione, riparte invece sabato al Biazzo di Via Archimede, affronterà il Belvedere per la prima giornata di ritorno. Bene, da questo ultimo servizio non ci sono aggiornamenti da segnalare, dunque il telegiornale termina qui. Potrete rivedere questa edizione sul nostro canale YouTube o direttamente dal nostro sito canale74.com. Grazie dell'attenzione e buona Epifania a tutti, tempo permettendo.